puoi avere tutto il tuo apiario più produttivo. Io sono Giuliano Stracci, apicoltore dal 1984, formatore e innovatore nel settore apicoltura. Il nostro ruolo è quello di trasmettervi delle novità che scaturiscono da tanta sperimentazione e risultati ottenuti a seguito della sperimentazione. Quindi ricordo che per ogni attività produttiva il processo della sperimentazione e dell'innovazione è fondamentale. L'apicoltura è sempre stata carente di questo aspetto qui e noi invece siamo proprio qui per questo. Abbiamo chiuso con i nostri corsi singoli, ma il 2 dicembre sarà presente una lezione gratuita, un webinar molto corposo, quindi iscrivetevi. Vi aspettiamo. Parleremo di tanti aspetti che riguardano l'apicoltura. Trovate il link in descrizione per la partecipazione. Mi raccomando, iscrivetevi perché è molto importante. E ora entriamo nell'argomento. Allora, qualsiasi apiario può essere reso più produttivo. Bisogna affrontare l'argomento sotto vari punti di vista. Questo comprende vari aspetti dell'apicoltura. Adesso siamo davanti ad esempio a delle casse GS, in questo momento non c'è un via vai di api perché siamo a novembre, siamo vicini al tramonto, la giornata è fresca e c'è un po' di vento, quindi è chiaro che le api se ne stanno al calduccio dentro. Ma in questo caso specifico, ad esempio, vedete un'arnia con doppio nido. Questo tipo di soluzione nelle vecchie arnie d'Adant non si può applicare. Con il doppio nido si possono fare tante cose. Si possono fare tante cose sia per aumentare la produttività, sia per avere delle api più forti, più performanti sotto tutti i punti di vista. E questo è un aspetto dell'apicoltura che deve essere cambiato. Ci sono tuttavia altri aspetti che vanno affrontati nella maniera adeguata. Uno di questi è le nutrizioni da somministrare in certi periodi dell'anno, nei momenti più difficili dell'anno. E su questo c'è tanto da fare, perché è importante che voi sappiate creare le vostre nutrizioni in modo autonomo. È importantissimo, perché così facendo creerete delle formule di alimentazione fortissime che supportano le api in qualsiasi evenienza. Stiamo parlando di canditi e sciroppi che potete produrvi autonomamente. Avete la necessità di produrre più nuclei. Produrre più nuclei che cosa vuol dire? Vuol dire anche saper produrre le regine da destinare ai nuclei. Innanzitutto una tecnica diversa che vi permette di fare più nuclei del normale, più nuclei di quelli che facevate prima. Seconda poi, dovete essere padroni di una tecnica che vi permette di produrre molte regine, voi stessi, perché dovete creare questa quantità di nuclei che andate a fare in più, la potete creare con celle reali, con regine vergini, cose insomma che dovete avere in campo al momento stesso in cui fate i nuclei. Quindi dovete impostare la vostra tecnica in modo diverso, in modo da ampliare la vostra possibilità di ottenere dei nuclei con delle regine ottime. Più nuclei fate, più avete la possibilità di sostituire le regine che non vanno nel momento in cui vi capitano delle famiglie che tendono a rimanere orfane oppure improduttive o con regina che non funziona, e allora andate a cercare a destra e a sinistra altre regine che non vi danno nessuna garanzia, perché magari sono regine appena fecondate, e per cui magari andate a sostituire una regina che funziona male o aggiungerla in una famiglia che è rimasta orfana, però non andate ad aggiungere una regina che magari se ha tanto ha una settimana di carriera,
tre giorni di carriera di cui non potete sapere assolutamente niente. Fate più nuclei con il vostro apiario, con le vostre celle reali. Quando avete i nuclei con le regine feconde, già sapete quali sono le migliori. E gli alveari del vostro apiario devono essere riforniti con le migliori regine che producete voi. Se poi partite da delle fattrici che hanno già avuto una selezione fortissima, noi per esempio le produciamo delle fattrici, le andiamo anche a vendere, e ci sono due tipologie di fattrici, fattrici che hanno un anno, 10 mesi, un anno di test di carriera sulla produttività, sulla scarsa tendenza alla sciamatura, sulla resistenza alla varroa e alle virosi senza aver ricevuto nessun trattamento acaricida per 10-12 mesi e più. Quindi materiale già super testato che deriva da una selezione di 16 anni senza trattamenti. Oppure madri che sono figlie di queste regine che vi ho appena descritto, che hanno magari 20-30 giorni di carriera, non sono ancora testate, perché un test veramente serio deve durare almeno 10 mesi su una regina. Non sono ancora testate, però comunque derivano da una selezione che va avanti 16 anni senza trattamenti. Quindi già partendo con delle regine che hanno già alle spalle tanta selezione. In più, con una tecnica che potete imparare voi, sia per la selezione, sia per la produzione di regine, voi andate a rinforzare tutto l'apiario. E quindi voi sapete benissimo, specialmente chi ha tanta esperienza, che all'interno di un apiario c'è la famiglia debole, la famiglia media, la famiglia forte e così via. Se voi avete la possibilità di fare tante regine per vostro conto, partendo da una selezione ottima, fate tanti nuclei da queste regine discendenti, i nuclei poi li andate a misurare, a testare. Quindi dai nuclei che risultano più forti potete ricavare le regine per sostituire quelle deboli. Quindi dovete uniformare il livello dell'apiario. È la stessa cosa che succede negli allevamenti, in altri tipi di allevamenti, ad esempio le mucche da latte. Le stalle che funzionano, cioè ve ne parlo anche perché conosco qualche situazione di questo tipo, le stalle che funzionano che cosa fanno? Fanno selezione da una vita. Perché? Perché una mucca è anche prima di tutto una spesa, ma un alveare è lo stesso, è una spesa anche un alveare. Ci sono spese per ogni alveare e ogni alveare deve essere produttivo. Non può esserci un allevamento dove c'è un alveare deboluccio, un altro medio, un altro forte, e lasciare tutto che sia così al caso. Cioè, partendo da delle regine di cui non conoscete l'origine, cioè non conoscete proprio il tipo di selezione che è stata fatta, avete delle regine, prendete delle regine che hanno, come fanno 3 uova, vengono impacchettate e spedite. Anche se la madre fosse eccellente, non sapete nulla di quelle regine. Mentre invece, apprendendo la tecnica da parte vostra, diventate veramente professionalmente alti. Siete come l'allevatore che ha una stalla modello di mucche da latte che derivano da una genetica X che è stata fecondata da tori Y, che hanno altissime qualità perché sono state testate sia le madri che i tori. Ma è così che si va avanti. Cioè, voi non dovete, la forza dell'apicoltore non si misura nel numero di casse piene e vuote, perché poi bisogna vedere anche il pieno di che qualità è. E questo lo potete fare soltanto se vi specializzate in un modo migliore per far funzionare bene la vostra azienda apistica. La vostra azienda apistica è un qualche cosa che deve essere curato continuamente, bisogna aggiornarsi, bisogna saper fare, bisogna andare oltre. Esistono tanti apicoltori professionisti che non sono capaci di farsi le celle reali per proprio conto, che non sanno fare un minimo di selezione. Noi queste cose ve le possiamo trasmettere tutte.
Allora, la nostra apicoltura nasce da 40 anni di esperienza e di sperimentazione. Sperimentazione per innovare. Quindi abbiamo a nostro carico un bagaglio di esperienza, di cultura e di passione enorme. Non a caso, gli apicoltori che fanno tanto miele in genere non sanno fare tante altre cose. Qui si tratta di aggiungere altre cose ancora. Questo vale sia per l'apicoltore professionista che per l'apicoltore hobbista. Anzi, l'apicoltore hobbista si può anche dedicare di più a fare tante cose, a saper fare un po' tutta la filiera dell'apicoltura. E i migliori apicoltori hobbisti diventeranno sicuramente i migliori apicoltori professionisti del futuro. Su questo vi ci posso mettere la mano sul fuoco. Quindi avete il 2 dicembre c'è un webinar nostro, che è una lezione gratuita corposa. Iscrivetevi subito, avete il link in descrizione, iscrivetevi subito per prendere il vostro posto. E parleremo di tanti tanti aspetti, apicoltura veramente a 360 gradi, su tutti gli aspetti che riguardano l'ottimo funzionamento dell'apicoltura, sia dal punto di vista delle api, la salute delle api, la resistenza alla varroa, la resistenza alle malattie, come affrontare il problema emergente dei calabroni, come vendere il prodotto. Questo è importante, perché moltissimi apicoltori, forse la maggioranza degli apicoltori, non sa vendere il proprio prodotto, o lo svende in un modo o lo svende in un altro. Cioè, tutto questo non porta vantaggio, perché state lavorando in un mercato saturo di miele schifoso, detto fra noi, miele schifoso di importazione da altri paesi. Lasciamo perdere altri commenti, comunque chi è nel campo lo sa, e voi non potete competere con questa robaccia. Voi dovete valorizzare il vostro miele, dovete imparare a vendere. Noi vi trasmetteremo anche questo, vi daremo delle idee per affrontare veramente l'apicoltura in un modo vantaggioso sotto tutti i punti di vista, sia sulla gestione dell'apiario, sia sul miglioramento genetico e tutta la gestione in genere, la formazione di nuclei, di regine, il mercato del miele. Sono tutte cose importantissime. Cioè, anche il mercato, soprattutto per chi ci vive, è fondamentale. È inutile avere centinaia di alveari, attrezzature da paura, e poi andare a svendere a 4 euro al chilo il miele italiano. Ma stiamo scherzando? Ma vi siete veramente stufati di farvi prendere per il culo da dei furbi, dei grossisti, dei furbi che vi pagano il vostro miele 4 euro al chilo? Cioè, voi dovete imparare a vendere, non solo, dovete imparare anche a crearvi una clientela fidelizzata sul vostro lavoro. Il vostro lavoro deve diventare di altissima qualità. Se fate un lavoro così e così, o anche fraudolento, io so che molti apicoltori, anche italiani, si muovono anche in modo fraudolento, magari allungano il loro miele con altri sciroppi che non c'entrano niente. Vi ricordo ancora una volta, l'ho già detto, che se vi beccano, i metodi d'analisi stanno cambiando, stanno diventando sempre più efficaci. Adesso gli zuccheri estranei al nettare e alle melate si trovano alle analisi. Le analisi nuove non sono più le analisi di un tempo, si trovano dentro al miele. Quindi voi non dovete andare a fare la concorrenza a dei mielacci che magari non sono neanche mieli. Voi dovete valorizzare il vostro lavoro, quindi creare, produrre prodotti di altissima qualità venduti al prezzo che valgono. Se i vostri clienti non capiscono questo, dovete crearvi un'altra clientela. Oppure, se state nascendo come apicoltori, dovete subito crearvi una clientela. Quindi il 2 dicembre parleremo di questo e di molto altro.
Presenteremo numerose novità e sarà una rivoluzione per l'apicoltura. Non mancate di esserci. Avete il link in descrizione per iscrivervi subito e riservarvi il vostro posto. E ora vi saluto, ci vediamo al prossimo video.